questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino. Peppa Pig! No! No! Natavoto tu! Natavoto tu! Mi hai fatto fare che lì figura e merda la tavoto pigiama a parte! Niente di meno, fuori corridoio, mi hai fatto arruccare, mannaggia, buchi, ti fai, stati, sei uscita da mamma, mi hai fatto fare questi figure e merda la tavoto tu! Vediamo, mia, che c'è di bello oggi? Frittelle! Buone le frittelle, buone! È l'ora del tè e la mamma ha una sorpresa per tutti. Oggi ho deciso di prepararvi le frittelle. Che bello, cara, che meraviglia! Io adoro le frittelle! Buono, buono, buono! Tia, che tengo fame. Frittelle piacciono a tutti. Io sono un vero esperto nel girare le frittelle. Lascia fare a me. Sei sicuro, Papà Pig? L'altra volta eri molto irritato quando l'hai fatta cadere sul pavimento. Io non ero per niente irritato. Era la padella che aveva qualche problema. Camisaga, l'unico problema mentale lo tiene d'un gob. Mamma, posso aiutarti a fare le frittelle, per favore? Sì, tesoro, puoi aiutarmi a fare l'impasto. Prima bisogna mettere della farina nella ciotola. Aggiungere un uovo. Poi del latte. E mescolare bene tutto quanto. Farina, uovo, latte e mescolare, ho capito. Ah no! Preparami il frittello che tengo fa! Mamma, posso mescolare io? Ma sì, certo, Peppa. No, George, si fa così. Oh, state schizzando per tutto, parte che ci mangiamo, Rob. Bene, adesso basta. Voi sedetevi a tavola mentre io cucino le frittelle. La mamma sta per girare la frittella. Evviva! Wow, e come l'hai girata bella sta frittella! Alessandro Borghese ci fa un buff! Mi piace! Voto 10! Potresti lanciarla un po' più in alto, cara? Perché non lo fai tu quando giri la tua frittella, Papà Pig? Troppo fallo, voglio vedere che fai. Squisita! Oh, i pork, è vero proprio che sei un pork! Subito te l'hai mangiata sta frittella! Questa frittella è per Peppa! Evviva! Oh, potresti lanciarle più in alto, lo sai, mamma? Avrai modo di farmelo vedere quando girerai la tua frittella, papà caro? Vabbè, ci hai fatto veramente un buchino, ma un po' in alto, un po' in alto. Troppo fai a tu, ok? Sciroppo, per favore! È davvero squisita! Questa frittella è per la mamma. Evviva! Te l'ho detto, non le lanci abbastanza in alto, mamma. Oh, ci hai fatto un buchino! Accetti che fai a Doinart! E ci hai scassato qua, stavo fa cucinando andando a pace a che? E lancinate, lancinate, lancinate! E ci hai fatto un buchino, sai o no, Papà Pig? La prossima frittella è la tua, Papà Pig, così potrai farci vedere come si fa. È proprio squisita. Sento zoccola, come la prossima frittella la sua? A me non me la fai. State osservando tutti? Mamma Pig, comunque sappi che io sono molto educato. Non fa niente che lei non mi ha fatto la frittella. Non fa niente, non la insulto perché io sono molto educato. Chi te mo? A macchina nuova! E fatto l'incidente! Fatene fuori, oi! Fatene fuori! Il segreto per fare una buona frittella è lanciarla più in alto possibile. Ah, è arrivato il momento, ma voglio vedere proprio che fai. E uno, e due, e tre. Hopla! Ma non fratello, cazzo, a mezz'ora, guardate, fatela più alta, più alta, più alta. E mo che fate le cappate in culo, ti e mo come te la mangi sta frittella? Che sciocco! Peppa, non si dice sciocco, si dice paro fratello guazz! E chi le parte di paro fratello guazz? Se l'ho lanciata troppo in alto.
È un vero peccato. Quella era l'ultima frittella. Dovrebbe essere semplice tirarla giù. Strunz, scena la coppa tavola, che tu già pesi 800 kg. Metti pure un coppa tavola, fai una caruta tu la tavola, scena. Non preoccuparti. Esiste un modo per tirarla giù. Andiamo di sopra, bambini. Vai, andiamo giù. Vai, a sopra, che cosa ha in mente la mamma? Al mio tre dobbiamo metterci tutti a saltare forte forte sul pavimento. Uno, due, tre. Saltiamo! Ma che cosa stanno facendo? Stanno saltando, Strunz. Ha funzionato! Dello sciroppo, Papà Pig? Sì, ti ringrazio. Che squisitezza! Che sciocco, bambino! Di me ne c'è mi su tanto anno per mangiare la frittella, pare proprio fratello Guaz. Ma in tutto questo, la mia frittella dove sta?